Sono oltre 87.000 le manifestazioni di interesse finora arrivate sulla piattaforma telematica della Regione Abruzzo per la cosiddetta fase 2 della campagna vaccinale contro il Covid-19, relativa a ultraottantenni, portatori di disabilità e categorie fragili, piattaforma di registrazione che sarà attiva fino al 28 febbraio. Visto la grande richiesta, la Regione si sta organizzando per essere pronta per l'avvio di questa nuova fase, ma tutto dipenderà dalle disponibilità che ci sarà dal punto di vista delle dosi di vaccino dopo i ritardi registrati. Sono circa 50.000 le dosi previste per questo mese. Beh, intanto è un buon risultato, è un'ottima notizia. Il fatto che tante persone si siano prenotate è un'altissima percentuale della categoria della fascia ultraottantenne, è un'ottima notizia perché il piano di vaccinazione funziona se la vaccinazione viene fatta in maniera massiccia da parte della popolazione. Il primo vero rischio che dovevamo superare nella campagna vaccinale era la diffidenza della popolazione, magari anche dopo qualche anno che dissennate campagne Novax avevano, come dire, inquinato un po' il dibattito pubblico sull'efficacia e sulla sicurezza dei vaccini, quindi credo che questo sia già intanto un buon risultato. La nostra piattaforma ha raccolto già questi numeri importanti, siamo pronti a partire, lo faremo andando sul territorio. È chiaro che la vaccinazione della popolazione interessata non si può fare soltanto negli ospedali, ma verranno messi a disposizione tutta una serie di strutture. Stiamo lavorando con le amministrazioni, a partire da quelle regionali, da quelle aziendali delle ASL, anche con il coinvolgimento dei comuni, con il coinvolgimento dei medici di medicina generale che nel frattempo stiamo vaccinando, e quindi questo incrementerà la capacità di vaccinazione. Peraltro stiamo anche cominciando a reclutare, attendendo che da parte del commissario Arcuri arrivino i vaccinatori che sono stati reclutati attraverso i bandi nazionali. Speriamo che funzioni, che ci siano davvero e che ci diano le risorse per poter fare questa campagna.